Il Morning Bulletin e saranno luoghi a dar luce parole dentro a stacco mai sicuro, una mollica d'amore. Saranno luoghi. Allora, approccio al divino, ecco, sei liberi di crederci, comunque. Tutto quello che io cercavo di dire, leggo una cosa, poi vi metto il link sotto, che poi ho ripreso da noi, io l'ho preso per caso, mi è capitato per caso. Uguale. Allora, non è che io vado a leggere là e dopo le capisco queste cose, perché leggendole, apprendendole così, ci devi arrivare da solo e dopo, quando vai a vedere, magari ti incappi, oh porca miseria, e capisci che gente come Gurdjieff diceva le stesse cose. Dopo lo devi capire. Allora vengo al dunque, se no mi si allunga il video. Le tre virtù teologali: fede, speranza, carità e amore. Apro con una frase che è pure riportata qui. La fede è l'uccello che sente la luce e canta quando l'alba è ancora oscura. Allora, virtù è un termine che deriva dal latino virtus, virtutem, che a sua volta deriva da vir, uomo, ha perciò esplicito significato etimologico di virilità, forza, predisposizione ed animo, una qualità, valore, forza morale. Dunque la virtù è strumento per il lavoro interiore, ma è anche il risultato della trasformazione delle forze che ci sono nell'animo umano. La virtù è infatti il contrario del vizio, è l'altra faccia della medaglia. Vabbè, poi metto il link, leggete, mi salto qualcosa. E poi ecco, allora, ma guarda un po' che faccio. Chi ha virtù è sapiente, agisce con arte e in armonia. Da ciò si potrebbe dire che la prima virtù qualità che necessita per l'acquisizione delle altre e del loro perfezionamento è la forza di volontà. Con la V grossa. Ma guarda un po'. La volontà, origine e base di ogni movimento vitale, con i suoi necessari aspetti di forza, sapienza, intelletto e amore, ha infatti un ruolo centrale nella direzione dell'opera interiore. In psicosintesi, Saggioli ne rivela la specifica importanza. Essa è strumento dell'io centralizzatore che opera per riportare l'essere umano caotico nel suo nucleo, sintesi della vera natura, riflesso del sé Atman, a cui poi si giungerà con la volontà transpersonale. Le virtù teologali riguardano le facoltà che l'anima deve acquisire per partecipare ai mondi superiori. È interessante come ad ognuna corrisponde un colore ben preciso. Vabbè, speranza verde, fede bianco, carità amore rosso, ok. Dante vede le tre virtù come le stelle nel canto ottavo del Purgatorio, ai versi 85-39, in cui egli, mirando al cielo, vede le stelle che sono apparse al posto delle quattro viste al mattino, le quattro virtù cardinali. Virgilio gli spiega che le tre stelle luminose che rappresentano le virtù teologali sono salite nel cielo al tramontare delle quattro stelle delle virtù cardinali. Lui elenca i passi, poi ve li leggete. Quindi, il principio, la fede. Principio Zolfo in alchimia, la fede. La fede è la virtù che rende la nostra intelligenza fermamente aderente senza dubbio di ingannarsi, anche benché essa non percepisca questo in modo intellegibile, a tutto ciò che gli giunge attraverso il canale della rivelazione tradizionale e di conseguenza da Dio stesso, nella sua volontà di comunicare all'uomo del suo fine ultimo per lui, che è la reintegrazione e sull'esistenza di un mondo invisibile di cui quello dell'uomo non è che il riflesso imperfetto e rovesciato. Ripeto, faccio questo perché praticamente la sintesi, non in questo caso fatta da... lo vedete, uguale, se vai a rivedere, questo è solo che io ci arrivo da solo, e come voi dovete arrivarci da soli. Poi lo andate a leggere per darvi più forza, perché magari, anche se non vi sei, però per dire, è una prova del 9. Il dono dello Spirito Santo che corrisponde alla fede è l'intelligenza. Vedi come io vi dicevo, l'intelligenza. Però non va confusa con quella virtù sublimale che ha lo stesso nome. Il dono dell'intelligenza, che non è dunque l'intelligenza, aiuta la virtù di fede nella conoscenza della verità divina. Quando dicevo bisogna innalzarsi anche mentalmente, permettendo allo spirito dell'uomo sotto l'azione dello Spirito Santo di penetrare il senso velato nei termini e nelle affermazioni delle rivelazioni tradizionali per poterla comprendere, ed almeno avvicinare i misteri più profondi mantenendo intatto tutto il suo comprendio
di importanti significati. La fede corrisponde nella vita iniziatica al voto d'obbedienza e che permette anch'esso il raggiungimento del dono dell'intelligenza. Il principio Mercurio sarebbe la speranza è la virtù che rende la nostra volontà sostenuta dall'azione divina che, venendo essa stessa verso di noi, ci conduce alla verità eterna, quali la fede ce la rivela e come ciò che può e deve essere la nostra completa illuminazione. Questa virtù è assolutamente inaccessibile senza la fede. E vi dicevo, pregate chi ha chi cazzo vi pare. Che presuppone necessariamente, già che è la fede sola che dà alla speranza soggetto e motivo sul quale basarsi, il dono dello Spirito Santo che corrisponde alla virtù di speranza, il dono della scienza, la quale sotto l'azione dello Spirito Santo deve poter giudicare con certezza assoluta e verità infallibili e senza affatto usare il naturale procedimento del ragionamento, ma intuitivamente il vero carattere delle cose create in tutti i loro rapporti con quella speranza, della speranza, che esse debbono essere ammesse e professate o servire a scopi o soggetti per la nostra condotta, affermando così immediatamente ciò che nel mondo naturale è in armonia con le verità eterne o al contrario è a loro opposto. La virtù di speranza corrisponde nella via iniziatica al voto di castità che non ha nulla in comune con la continenza sessuale, i mortacci vostri, ed è la castità che permette all'uomo di liberarsi poco alla volta della servitù dei sensi, così come permette alla comune coppia umana, agendo in modo naturale e legittimo, la continuazione della creazione delle forme della specie senza decadere o depravarsi reciprocamente, e con il voto di castità che si raggiunge è ugualmente il dono della scienza. Il principio sale sarebbe la carità è la virtù che ci eleva ad una vita di comunicazione con le potenze celesti, intermediare dal piano divino, intermediare riguardo al piano divino e con il piano divino stesso, se sia di una sua felicità a giudizio farlo. La carità non, come aspetto di contatto e di comunicazione mistica, suppone in noi due cose: una partecipazione alla natura divina che, divinizzando la nostra, ci eleva al di sopra e al dispetto di ogni ordine naturale umano ed angelico, oltre dunque il modo ultimo di manifestazione della creazione mondana e sino a quel proprio di Dio, a quello proprio di Dio, e facendo di noi degli dei secondari, evidentemente, e introducendoci nella sua intimità, dei principi d'azione proporzionati a questo stato divino e che ci mettono in grado di agire da veri agenti secondari, figli di Dio, e come agisce Lui stesso, conoscendo come Lui ci conosce, amandolo come Lui ci ama e compiacendoci in Lui come Lui si compiace in noi. Queste due realizzazioni mistiche sono intimamente legate alla presenza nell'anima dell'adempto della carità assoluta che sgorga da un atto d'amore totale con il quale l'uomo, con la U grande, vuole a Dio quel bene infinito che la fede gli ha rivelato e che prova anche per se stesso e per tutti gli altri uomini. La carità comporta anche degli aspetti secondari, la misericordia che ci impietosisce sul dolore degli esseri, in tutti gli aspetti della vita e che ci soffre. Vabbè, questo leggetevelo voi. La carità corrisponde nella vita iniziatica al voto di povertà essenzialmente della vita, il disinteresse ai beni, agli onori, ai piaceri di questo mondo inferiore, e con questo voto di povertà che si raggiunge ugualmente il dote della saggezza. Le tre virtù teologali divine sono fede, speranza, carità, tra parentesi amore. La fede perfeziona l'intelletto per cui conosciamo ciò che dobbiamo credere intorno a Dio, credere come veri determinati assunti o concetti basandosi su una personale convinzione, aderire con l'intelligenza sorretta dalla grazia, con la G grande, alla verità della parola di Dio. La speranza per cui confidiamo di ottenerlo, per essa si attende con fiducia la vita eterna e il soccorso. Vabbè, lascio perdere, leggetevelo voi, dico, non perché... Queste prime tre virtù sono innate nell'uomo, o più precisamente sono in embrioni, ma mentre in alcuni si sviluppano verso la coscienza, in altri, causa anche la non educazione, si sviluppano verso il sentimento, addirittura verso il corpo, per cui prendono una via che ci porta alla ricerca di falsi valori, e costoro sono comunemente chiamati materialisti. Ci sono quindi tre livelli di fede, di speranza e di amore, e sono la fede 1, la fede nella conoscenza e libertà, 2, la fede nel sentimento e schiavitù, 3, la fede nel corpo e stupidità. Poi la speranza 1, la speranza della coscienza e forza, la speranza del sentimento e codardia, viltà, 3, la speranza nel corpo e malattia. Poi l'amore, 1, l'amore conscio evoca la stessa cosa in risposta, 2, l'amore emotivo evoca l'opposto, 3, l'amore fisico dipende dal tipo e la polarità,
Gurdjieff, Il racconto di Belzebub. Dal tempo in cui lui, l'uomo, iniziò a vivere sulla terra, dal tempo di Adamo in poi, cominciò a formarsi in lui, con l'aiuto di Dio, della natura e di tutti i suoi compagni, diceva, vabbè, la coscienza morale. Tutti gli uomini hanno quest'organo e chiunque è guidato da esso vive automaticamente secondo i comandamenti divini. Se le nostre coscienze fossero chiare e non sepolte, non ci sarebbe bisogno di parlare di morale, poiché conosciamo o inconsciamente tutti si comporterebbero in conformità. Vabbè. Coscienza, facoltà immediata di avvertire, comprendere, valutare i fatti che si verificano nella sfera dell'esperienza individuale o si prospettano in futuro più o meno vicino, è vista come il guardiano, la vocina misteriosa che guida ad ottenere il giusto intelletto o retta ragione, e perciò è divina. Sentimento è contrario all'intelletto, quindi molto volubile, ora si ama, ora si odia. Corpo, la materialità che si perde prima o poi, è l'effimero. Le tre virtù superiori che si riferiscono una coscienza perfezionano la volontà. Volontà, lo sforzarsi dell'anima a conseguire o ad allontanare una data maniera d'essere, facoltà propria dell'uomo di tendere con decisione e piena autonomia alla realizzazione di fini determinati di natura spirituale per il superamento della nostra natura animale. La volontà vera esiste soltanto quando un solo io governa, quando c'è un padrone nella casa. Un uomo comune non ha padrone, egli è governato ora dalla mente, ora dai sentimenti, ora dal corpo. Spesso l'ordine arriva dall'apparato formatorio, ancor più spesso quell'uomo riceve gli ordini dal centro sessuale. La libera volontà è la funzione del padrone in noi, la nostra volontà è la supremazia di un desiderio su un altro. See you later, alligator. E saranno i luoghi a dar luce parole.